Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Podcasting stagione 2. In questo episodio andrò a parlare rapidamente in questo podcast del post di presentazione sul mio blog della serie di podcast Le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo, Siberia 2050. La playlist su YouTube è invocabile anche con il dominio www.climatechangewords.tk. Ora, in questo podcast non vi starò a fare la sintesi di tutto quanto ho elencato e di cui ho discusso nella playlist delle guerre del cambiamento climatico Mediterraneo 2050, con uno spaccato anche su Siberia 2050. Se siete interessati a questi temi potete andare nella bloccata indicata e fruire praticamente i vari podcast, oppure invocare direttamente la playlist dal dominio appunto www.climatechangewords.tk. Di cosa starò a parlare quindi in questo episodio di podcast? Allora, vi starò a parlare di una serie di elementi. Gli aspetti militari dell'universo atteso sono stati espansi e discussi nei due ebook Guerre Puniche 2 V2.0 Scenario Strategico, quanto in Guerre Puniche 2 Diversione Strategica di Terza Guerra Mondiale Scenario Strategico. Più attenti ascoltatori e lettori del podcast oppure dell'articolo si saranno certamente accorti che alla serie dei podcast sulle guerre del cambiamento climatico è mancante la discussione del contesto inerente all'universo pessimista dentro gli scenari di catastrofe ultravioletta, di falso ritorno all'età dell'oro e di surrogazione inerziale esplosiva. Non ho provveduto a fare nessuno studio e stima sulle dinamiche di scenario di PIL pro capite nell'universo pessimista, in quanto in questo tipo di contesto nella penisola italiana si perde l'uso della moneta, la Repubblica Parlamentare Italiana si dissolve dentro ad un nuovo Medioevo, le popolazioni italiche tornano al baratto e la realtà poi diviene succube dell'area di Cartago. Il conio più scambiato nella penisola italica in questo contesto sarebbe il 5,56x45 NATO, quindi è davvero inutile porsi problemi sulle stime delle dinamiche di reddito pro capite. L'ebook Guerre Puniche 2 nel nuovo Medioevo pone l'analisi sulle dinamiche militari di una guerra civile nella penisola italica in un contesto piegato da scarsità e danni da cambiamento climatico sotto la pressione esterna di un'invasione subsahariana. Ora, un'altra cosa di cui vi starò a parlare rapidamente in questo podcast è che nel mio ebook Il dossier Acquamarcia, tutti i testi sono in copyleft e quindi sotto Creative Commons e liberamente scaricabili in PDF, in talune parti si dice che la terza guerra mondiale è ineluttabile, in altre parti, nella maggioranza del testo e neanche nei podcast, invece si afferma che la terza guerra mondiale in Asia è ad oggi solo molto probabile. Nel podcast www.climatechangewords.tk sottolineo la probabilità di una detonazione di una terza guerra mondiale in Asia, ma non la sua ineluttabilità, evidenziando una serie di cause di nullità e annullabilità delle cause di detonazione degli scenari. Questa vistosa differenza di valutazione in termini di probabilità soggettiva
è causata dal punto di vista dell'analisi. 1. Attualmente, ad un'analisi puntuale e dato il contesto politico russo odierno, cioè dal 1991 sino ad oggi, inclusa quindi tutta l'era putiniana, si conclude che la terza guerra mondiale in Asia è ineluttabile. Infatti non ci sono manovre russe che mirino a sciogliere la CSI. Anzi, come dimostra l'azione russa in Caucaso ed in Ucraina, quanto l'azione russa in Siria per bloccare ISIS che mirava a destabilizzare il Caucaso, Putin considera i confini della CSI come i confini della Russia perché monitora il ricordo di confini della CSI, alias quello che una volta era l'URSS. Tuttavia, ponendo l'analisi in Asia su un più arco di tempo, molto più lungo ed includendo anche le politiche zarine dei secoli precedenti, si conclude che la terza guerra mondiale in Asia appare probabile, molto probabile, ma al momento non è ancora ineluttabile. Questa è ovviamente una buona notizia. La possibilità infatti che la Siberia sia venduta a pezzi a Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Iran è a mio avviso una possibilità storica concreta. Per questo, per adesso, l'analisi sulla terza guerra mondiale in Asia valuta l'evento solo probabile ma non ancora ineluttabile. Discorsi inerenti la ineluttabilità delle guerre puniche 2. Il mio vecchio Atlante geografico di Agostini del 1979 riporta una densità di popolazione in Africa di 14 persone per chilometro quadro, con un totale di popolazione di 429.2 milioni di persone per 30.2 milioni di chilometri quadrati del continente africano. Oggi nel 2019 gli africani sono circa 1,2 miliardi di persone, quindi la densità di popolazione geografica è stimabile a circa 39.7 persone per chilometro quadro. La densità geografica per abitante dal 1979 al 2018 è più che raddoppiata, 14 minori di 39.7, mentre i processi di desertificazione, che erano già in atto nel 1970 e nei decenni successivi, hanno continuato ad espandersi e lo faranno anche nel futuro. Il Sahara è di circa 9 milioni di chilometri quadrati, il Kalahari è circa 930.000 chilometri quadrati. Non mi è riuscito di trovare le stime puntuali di quanto sia grande l'area della savana secca in Africa, ma un documento di anni scuola afferma che le savane secche nel mondo sono circa il 10% della superficie planetaria, quindi io stimerei l'area della savana secca pari a 3 milioni di chilometri quadrati, pari al 10% della superficie dell'Africa. L'area vivibile in Africa nel 1970 era quindi di 17.27 milioni di chilometri quadrati, sottraendoci appunto dall'intera superficie del continente, la superficie dei deserti, quanto della savana secca. Dividendo quindi 17.27 di chilometri quadrati per la densità, per la popolazione che era presente nel 1970 a 429.9 milioni, quindi popolazione diviso superficie, si trova una densità in chilometri quadrati di 24.9 in relazione all'area vivibile. Oggi l'area vivibile è certamente inferiore ai 17.27 milioni di chilometri quadrati stimati poco sopra, dato che i deserti si stanno espandendo al ratio di circa il 10% in un secolo. Supponendo un ratio costante di espansione desertica dal 1979 ad oggi, stimerei che praticamente si è avuto un'espansione di circa il 4% in più di aree desertiche in questi anni trascorsi ed altrettanta traslazione della savana secca. Quindi oggi l'area vivibile in Africa sarebbe probabilmente circa a 15,824 milioni di chilometri quadrati. Portando quindi 1,2 miliardi di africani sui 15.8 milioni di chilometri quadrati stima dell'area vivibile in Africa, densità per abitanti in chilometro quadrato sale a 76.
la densità di abitanti in Africa è triplicata, 76 infatti è maggiore di 24.9. Per il 2050 io stimerei questi dati. Supponendo una desertificazione a rate costante del più 10% per secolo, il valore potrebbe essere ottimistico, dato che i processi di cambiamento climatico hanno dinamiche non lineari. Comunque, lo spazio vitale in Africa si contrarrebbe per un meno 3,1%, ossia un meno 6%, conteggiando anche la traslazione delle savane secche. Quindi l'area vivibile in Africa sarebbe pari a circa 14,852 milioni di chilometri quadrati. La densità di abitante in zona vivibile sarebbe pari a 161.59, ossia 2,4 miliardi di africani nel 2050 diviso la superficie vivibile pari a 14.852 milioni di chilometri quadrati. Lo stratosferico valore stimato per il 2050 in Africa di 161.59 persone per chilometro quadrato è un valore rilevante. Il mio atlante geografico di Agostini del 1979 riporta che negli anni 70 in Europa, escludendo l'URSS, c'era una densità di abitanti di 63 persone per chilometro quadrato, mentre in Italia nel 1979 c'era una densità per abitanti di 186 persone per chilometro quadrato. Ora, a me pare evidente che il valore di 161.59 persone per chilometro quadrato nel 2050 in Africa siano troppe, dato che il cambiamento climatico provocherà shock idrici, cali delle rese agricole, uragani sulla costa ovest e anche est dell'Africa, foresta equatoriale, oltre ad essere logorata dal cambiamento climatico per avanzamento del deserto, sarà tagliata per recuperare zone da coltivare, caso appunto dell'avanzata del deserto e della savana secca, comportando così un peggioramento dei danni da cambiamento climatico. Applichiamo quindi il criterio della densità della popolazione. Se nel 1970 in Europa c'era una densità per abitanti di 63 persone per chilometro quadrato, in una fascia climatica temperata, la migliore per la vita sulla Terra, con un uso del territorio, abitazioni, strade, coltivazioni, riserve naturali. L'Europa, paese del primo mondo, ad alta capacità tecnologica, non era nel 1970 autosufficiente in modo alimentare, portava infatti granaglie dal Nord America. È logico ritenere che in Africa 2050, in una fascia climatica tropicale equatoriale, piegata dal cambiamento climatico con una densità di abitanti di 162 persone, il continente non permetterà l'autonomia in termini alimentari. Diversa ovviamente sarebbe stata la situazione dell'Africa se al 2050 invece che a 2,4 miliardi ci fossero stati soli 900 milioni di persone. Se andate a vedere nella mia bloggata, fate calcoli, la densità per abitante sarebbe a valori bassissimi, intorno a 60 abitanti per chilometro quadrato. Applichiamo un criterio chilocalorico. Il fabbisogno minimo in chilocalorie, escludendo la distinzione uomo, donna, bambino ed escludendo la sedentarietà, movimento, lavoro pesante, e tralasciando la questione delle proteine, vitamine e sali minerali, di circa 2500 chilocalorie per 3 litri d'acqua al giorno. Questi sono i fabbisogni giornalieri pro capite in zone molto calde. 2,4 miliardi di persone equivalgono a 6 per 10 alla dodicesima chilocalorie totali al giorno come fabbisogno. 7,2 miliardi di litri d'acqua al giorno da bere, escludendo il problema di lavarsi, abbeverare animali, irrigare coltivazioni, usi industriali dell'acqua. Supponendo che nel 2050 l'Africa abbia una resa media di 3,2 tonnellate per ettaro, con una distribuzione della superficie a 50% ad uso agricolo e 50% ad uso non agricolo, sia deserti, savane secche, foreste equatoriali, città e quant'altro, abbiamo che praticamente la produzione totale equivarrebbe a 2376,32 milioni di tonnellate,
pari a 2,38 miliardi di tonnellate di produzione annua di granaglie, ossia pari a 6,51 milioni di tonnellate al giorno di cereali. Consumando, tenendo conto quindi 2,4 miliardi di persone, facendo i 6,51 milioni di tonnellate di produzione annuale per il 2, diviso i 2,4 miliardi di persone, si ottiene 0,00271 tonnellate pro capite al giorno, cioè circa 2,71 kg di cereali al giorno pro capite. Tenendo presente un consumo cerealicolo dell'85% per zootecnica, mentre per la soia siamo ai livelli del 70% della produzione mondiale impiego per allevamenti, in media circa si ottiene uno 0,775, sarebbe destinato ad usi zootecnici. Quindi dai fabbisogni da disponibilità dei cereali al giorno pro capite di 2,71 kg, occorre togliere il 77,5% di queste disponibilità che andrebbe per usi zootecnici. Di conseguenza, a testa rimarrebbe 0,609 kg, conteggiando quindi 610 g di cereali a testa al giorno. Conteggiando quindi una media di 330 kcal per grammo, ci sarebbe un apporto calorico di circa 2013 kcal, che sono inferiori alle 2500 minime. Mancherebbe quindi un 20% delle kcal necessarie giornaliere ai 2,4 miliardi di africani. C'è poi il problema del calo delle rese agricole. La dilatazione dei deserti in Africa, shock idrici, cambi non reversibili di clima, modifica non reversibile dall'ISEI, tifoni e uragani, riduzione degli stock di acqua dolce, sono tutte mutabili che impatteranno su un calo delle rese agricole in Africa, che al momento non sono predicibili. Ma di certo, supporre rese per ettaro costanti o crescenti di circa 3,2 tonnellate per ettaro è alquanto implausibile. C'è il problema della mutabile delle fiere in Africa, cosa che non esiste in Europa, dove ci sono enormi stabilimenti di allevamento di pollame, in mucche e in gabbia, a terra o in luoghi sicuri. In Africa ci sono leoni, iene, leopardi, ghepardi, coccodrilli. Con la traslazione della savana ci saranno anche migrazioni di animali, la compressione e shock delle nicchie ecologiche delle specie vegetali ed animali, contestuali disboscamenti della foresta equatoriale, riduzione della biodiversità, morte della flora e fauna nelle foreste equatoriali, per cavarne appunto nuove aree coltivabili a causa dell'avanzata del deserto e della savana secca. La morte di varie specie di animali potrebbe essere per breve tempo una proficua fonte di proteine, ma poi le specie cacciatrici, fiere ed animali stanziali più nomadi, resterebbero ovviamente senza cibo. C'è poi il problema della mutabile del consumo d'acqua per consumi umani, acqua potabile, acqua ad uso sanitario, per usi industriali, per uso agricolo. E nel bacino del Nilo, con le due dighe costruite a monte del bacino di Assuan, che ostruiscono il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, già oggi sono un grosso problema geopolitico, a cui detonazione è stata per adesso rinviata. Ma nei decenni a venire, secondo me, farà esplodere guerre, perché tutti i dati climatologici indicano un cambio, con un calo, delle piogge nel bacino del Nilo e dei grandi laghi. Tanto per intendersi, il ghiacciaio del Kilimangiaro si è già sciolto per l'82%. C'è poi il problema della mutabile dell'import cinese del cibo prodotto in Africa, che andrà a creare ulteriori problemi alimentari. Se ad esempio un terzo oppure la metà della produzione cerealicola africana se ne andasse in Cina, allora i famosi, la stima dei 2,71 kg di cereali al giorno pro capite muterebbero in 1,8 kg, 1,3 kg pro capite quotidiani, perché diciamo i restanti verrebbero asportati dai cinesi per diciamo i fabbisogni in Cina. Di conseguenza, andando a sottrarre il 77,5% per uso zootecnico, rimarrebbero in buona sostanza valori di 405 grammi oppure 293 grammi a testa pro capite, con un
apporto calorico medio di circa 1336 calorie, quindi inferiore, largamente inferiore ai 2500, oppure di 967 kcal, largamente inferiore ai 2500 calorie. Per farla corta ma breve, senza le importazioni cinesi mancherebbero, quindi si è già detto, un 20% di kcal al giorno ai 2,4 miliardi di africani. Con le importazioni cinesi, occhio e croce, mancherà tra il 46% e il 60% di kcal al giorno ai 2,4 miliardi di africani. Stime che, faccio presente, supportano in pieno la valutazione di una propensione migratoria africana al 2050 di circa 1 su 2. Ovviamente i fabbisogni calorici sono stime medie e grossolane, sono anche, appunto, essendo dati medi, implicano che 1. Ci saranno paesi africani dove si morirà di fame e di sete. Ci saranno altri paesi africani dove invece si potrà sopravvivere a stento. 3. Ci saranno una piccola fetta di nazioni dove la sopravvivenza sarà meno difficile, ma il tenore di vita non sarà di certo quello europeo. C'è poi il problema della imbecillità dell'elite europea. Se a questo processo endemico in Africa aggiungiamo infatti l'imbecillità delle elite europee, illuminate da luce nera, che incentiveranno la migrazione subsahariana stanziando e spendendo spese correnti europee per migranti economici e migranti climatici, piuttosto che finanziare un tardivo programma di controllo delle nascite in Africa, almeno nei paesi più popolosi, allora tutti diciamo, gli africani avranno chiaro in testa il concetto che per risolvere tutti i problemi regionali degli africani basterà agli africani migrare tutti in massa in Europa, accelerando così il processo di detonazione di Tunisia, Libia ed Egitto, che salteranno per aria. C'è poi il problema delle regioni geopolitiche della nascita di Cartago, che per le regioni geopolitiche già evidenziate di Tunisia, Libia e Egitto, vi rinvio alla mia bloggata dove c'è il link che vi porta appunto all'analisi di quest'area, dove esploderanno per la pressione migratoria subsahariana a queste aree. C'è infine, per concludere, il problema dei politici italiani ladri stupidi. C'è poi appunto il secondo processo, eventi predefiniti come eventi di accelerazione politica che appunto accelerano la detonazione. Grosso debito pubblico italiano che gli italiani non vogliono ripagare e nemmeno gli europei vogliono ripagare. Questo contesto, assieme ad un altro paio di altre cause locali italiane, già da lungo tempo concorrono all'emersione dell'universo pessimista nella penisola italica. Un saluto, ciao!